sei e che cosa fai? Buonasera, sono Federico Nannicini, medio della mutua, figlio di medio della mutua, nato a Prato da genitori pratesi. Sì? Allora vediamo un po', facciamo un test di pratesità. Definisci disturbo gastrointestinale? Questa è facile, anche se ci sono più varianti nell'ambito pratese. Prima variante, la caaiola, seguita dalla variante dotta con la S davanti, la scaaiola, che quando qualcuno ha voglia di durare un po' la fatica e fa la svelta dice la scaha. Poi ci sono altre varianti, la sciorta, seguita dalla variante più raffinata, dottore, è lo shortisse. Definisci prurito anale. C'è un modo solo per definire il prurito anale, il bruciaulo. Definisci il foruncolo. Non esiste il foruncolo a Prato, è il fignolo. E la vampata di calore. La hardana, anche se qualcuna qualche volta mi ha riferito della vapori. Bene, Federico, adesso un po' di clinica. Vita da ambulatorio numero 1. Allora, dottore, sono venuto da lei stamani perché volevo farmi segnare l'autopsia. Beh, vita da ambulatorio numero 2. Visto che siamo in un periodo in cui si paga le tasse, dottore, scusi, mi è venuto l'IRPEF al labbro, che c'ha qualcosa da darmi per piacere? Vita da ambulatorio numero 3. Dottore, il mio marito è un bel che si dimentica le cose e se ne scorda. Bene, dottor Nannicini, adesso per lei un paziente davvero speciale, la nostra città. Quali sono i mali peggiori? Ora, la prima malattia di Prato mi viene in mente le facile, che è la febbre gialla. Il problema della febbre gialla però è si infila in un ginepraio da cui non ci si può uscire. Allora forse più che la febbre gialla parliamo che la fortori, non riesce a digerire i cambiamenti, non ce la fa, dà tutto sullo stomaco. E allora la terapia, dottore? La terapia è facile, come mi disse una paziente un giorno, un po' di zicarbonato di iodio e passa tutto. Dottore, e la prognosi? La prognosi è una bella domanda. È dura, ma secondo me la ci si fa. Grazie, dottore. Prego.